Lo spezzino Claudio Arzà su Skoda Fabia R5 ha vinto il 28° rally del Ciocchetto Memoria Maurizio Perissinot. Sul podio anche il pluricampione italiano Paolo Andreucci e Gianluca Tosi. Di fatto la corsa quasi interamente disputata sotto una pioggia battente si è decisa nella prima tappa di venerdì. Un nome nuovo dunque nell'albo d'oro del Ciocchetto, disputato sempre e comunque nel ricordo di Icio Perissinot, che ne fu l'inventore nel lontano 1992. Una corsa prenatalizia che in passato era stata accompagnata anche dalla neve. Stavolta a farla da protagonista invece ci si è messa la pioggia, a tratti torrenziale, che ha penalizzato le 55 macchine al via, ma anche piloti e il pubblico accorso sulle rampe del Ciocco. Andreucci era il logico grande favorito, ma una toccata nella prima tappa gli ha fatto perdere secondi preziosi che poi non sono facili da recuperare. Arzà è parso subito tra i più costanti e soprattutto non ha sbagliato nulla. Nella prima tappa di venerdì sono usciti di scena anche Rudy Michelini e l'estroso Ciava, è stato costretto al ritiro. La corsa ha perso così due sicuri protagonisti. La tappa di sabato, con distacchi ormai cristallizzati, è andata via di conserva per le restanti 7 prove speciali. E la pioggia ha finalmente concesso una tregua. Dietro, da segnalare la splendida prova di Tommaso Ciuffi, vincitore dell'R2, e quarto assoluto, il ragazzo a stoffa e si vede. Bene anche Luca Panzani, quinto, e il padrone di casa Andrea Marcucci, che ha chiuso in sesta posizione vincendo il derby in famiglia col figlio Luigi. Va così agli archivi un'edizione del Ciocchetto avversata e penalizzata dal maltempo, ma che mantiene intatto il suo fascino. Appuntamento alla 29esima edizione nel dicembre del 2020.